consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio. Scheda tecnica. Benvenuti alla terza puntata di Conoscere per prevenire e conoscere per curare. Abbiamo chiuso la seconda puntata con una domanda, che era quella: quando fare lo screening? E abbiamo ricordato, e lo ribadisco perché fa bene ricordarlo, che lo screening per la prevenzione dei tumori della mammella va fatto tra i 49 e i 60 anni ogni anno per quanto riguarda la visita e la ecografia, mentre ogni 2 anni per quanto riguarda l'RX mammografia. Naturalmente questo però soltanto se il medico decide. Il medico potrebbe anche decidere di fare un RX mammografia ogni anno qualora ci sono delle condizioni che lo impongano. Ci eravamo anche lasciati con la promessa che oggi avremmo iniziato questa rubrica parlando di autoesame, autopalpazione, ed è bene che queste notizie arrivino dritti 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 a voi, perché soltanto in questo modo si può fare prevenzione. E allora, per quanto riguarda l'autoesame, è una metodologia banale che la donna può fare senza bisogno di coinvolgersi emotivamente più di tanto, senza la preoccupazione di chissà cosa trovo, in quanto le proprie mammelle la donna le conosce molto bene. Sappiamo perfettamente che le mammelle non sono necessariamente uguali in termini di grandezza, vi può essere una mammella più grande e una mammella più piccola. I capezzoli non è detto che siano sempre uguali, c'è chi ha i capezzoli leggermente retratti, c'è chi invece ha i capezzoli normoestroflessi, così come si dice nel mondo scientifico, però sicuramente le mammelle le si conoscono. Quindi, se una donna che ha sempre avuto la mammella di destra, ipotizziamo, più piccola di quella di sinistra, non deve allarmarsi perché ad un certo punto si vede la mammella più piccola, lo sa, l'ha sempre avuto. È altrettanto vero invece che se una donna ha le mammelle simmetriche, cioè uguali, e poi pian piano col tempo si accorge che una mammella sta diventando più grande del normale o un'altra sta diventando più piccola, poi dipende da come le guardiamo, e allora lì deve subentrare quel campanellino di allarme che ci mette nelle condizioni di dire: mi faccio visitare. Così come le secrezioni dei capezzoli. Il capezzolo che non allatta non dovrebbe secernere, ma anche lì le secrezioni per il 90% non sono significative di malattia, ma possono essere alterazioni ormonali temporanee, assunzione di farmaci che servono per svuotare facilmente lo stomaco e che comunque portano a uno stimolo di prolattina, che è quell'ormone che poi ti dà la formazione di latte. E così anche la dolorabilità della mammella. La mammella, in linea di principio, è una ghiandola che fa male. Fa male nel periodo premestruale, fa male durante le mestruazioni, ma non a tutti. Il fatto che una ghiandola faccia male non è significativa di tumore alla mammella, specialmente se questo dolore la donna lo ha sempre avuto nel periodo mestruale. Spesso vengono donne allarmate dicendo: dottore, io ho dolore alla mammella quando ho le mestruazioni. La domanda: ha sempre avuto? Sì, ma ho letto su internet che il tumore della mammella viene col dolore, quindi ora ho paura. Lì bisogna sfatare un mito. Occhio e attenzione al dottor Google. Dottor Google è di una competenza impressionante, però purtroppo il dottor Google risponde alle domande che voi fate e che più cercate. Quindi se voi cercate di più il tumore, appena scriverete cefalea, la prima voce sarà tumore del cervello. Appena scriverete dolore a un dito, spunterà tumore delle ossa. Perché? Perché purtroppo oggi quello che si cerca è questo benedettissimo tumore. E allora, per sfatare dei miti, dobbiamo far sì che la donna conosca bene le proprie mammelle. Come vedete, parlo di mammelle, non parlo di seno. Nell'accezione più completa, tutti, anche i grandi, parliamo di... I grandi parlano, e anch'io parlo, di seno, però in effetti è più corretto dire mammelle, perché il seno non è altro che lo spazio che c'è tra le due mammelle. Le mammelle invece sono le ghiandole che sono in forma di due, quindi pari, messe nella parete anteriore del torace.
Vediamo un attimino allora come si fa questo autoesame. Innanzitutto, chi lo può fare? Lo possono fare tutte le donne, dai 16 anni in poi. Ed è giusto che la giovane donna conosca il suo corpo cominciando a guardarsi allo specchio. Per guardarsi allo specchio dobbiamo vedere le nostre slide che ci portano sicuramente a capire il perché. Una donna che si guarda allo specchio sicuramente, oltre a vedere la sua bellezza, vedrà il suo corpo nell'interezza e quindi la cosa più importante è che si metta nuda. Cosa succede? Terrà le braccia addotte al corpo e vedrà la forma e le dimensioni delle mammelle. Dopodiché metterà le mani ai fianchi, riguardando di nuovo la forma delle mammelle, e poi metterà le mani dietro la testa e riguarderà ancora una volta la forma delle mammelle. Sicuramente, fatte oggi, fatte fra 2 mesi, fatte fra 6 mesi, fatte fra 1 anno, la donna con queste 3 piccolissime manovre comincerà a capire le mammelle, che movimento subiscono in relazione alla posizione delle braccia. Quando ciò cambia, o qualora dovesse cambiare, allora la donna può accendersi nella testolina l'idea di farsi vedere dal medico, ma dando delle motivazioni. Successivamente è bene ricordare, per semplificare il tutto, che la mammella di sinistra viene visitata dalla mano di destra e la mammella di destra viene visitata dalla mano di sinistra. La mano e il braccio della mammella che viene visitata va messa dietro la testa, in modo tale che estendiamo completamente quello che è tutta la parte superiore, il cavo ascellare della ghiandola. E con delle manovre che via via vedremo, leggere, circolari o spiraliformi, andremo a visitare tutta la ghiandola. L'esame lo faremo sotto la doccia, in quanto dopo una corretta insaponata le vostre mani scivoleranno con molta più facilità nella ghiandola ed eviterete di incorrere in quelle nodularità presenti in tutte le ghiandole, perché la ghiandola è fatta di lobuli, quindi di noduli, che potrebbero crearvi panico e paura. Come si visita? Non si visita con la punta delle dita, non si visita col palmo della mano, ma si visita con i polpastrelli e la parte della seconda falange. Le mani saranno aperte, unite le dita, e soltanto questa parte andrà a toccare la ghiandola in tutta la sua interezza, utilizzando come punto di riferimento il capezzolo e l'areola, per andare poi a tutto tondo nella ghiandola. Si può anche utilizzare l'autopalpazione attraverso dei cuscini sotto la schiena, ma questo in un secondo momento è soltanto per ghiandole particolarmente grandi. Inizialmente quello che a voi interessa è come mettere la mano sulla mammella, effettuare dei movimenti circolari e spiraliformi in tutta la ghiandola, cominciando dalla periferia, arrivare fino al capezzolo. Come vedete, nelle mammelle più grandi si può effettuare l'autoesame con la palpazione bimanuale, quindi avremo una mano che sottende una mammella e l'altra che fa la contropressione, ma sempre con la stessa metodologia, le prime 2 falangi e le dita unite. La pressione da superficiale la facciamo diventare via via più profonda. Semplicemente questo, l'autoesame oggi porta ad evitare quello che oggi purtroppo nei mass media accade, che è cancro del seno, prevenzione del cancro del seno, come ridurre il rischio. Lo abbiamo visto nella seconda puntata, lo abbiamo visto nella terza puntata, che è quella di oggi. Il cancro della mammella si previene con la prevenzione secondaria. Abbiamo visto quindi che l'autopalpazione è un esame molto semplice, un esame che non deve destare preoccupazione nella donna che lo esegue, ma sicuramente, avendo capito la metodologia corretta dell'esecuzione dell'autopalpazione, mette sicuramente un punto di tranquillità in più nella donna, perché spesso e volentieri la donna non si reca dal medico perché ha paura, ha sentito una pallina, non sa come giustificarlo, non lo vuole dire, si spaventa e vive giorni e giorni con un'ansia tremenda. Non c'è motivo. Una donna oggi che ha fatto un corretto autoesame sa
che non è niente, una donna che ha effettuato un corretto autoesame sa che forse c'è qualcosa che non va, ma il medico è proprio lì non per dirle hai un tumore, sicuramente per dirle non hai un tumore, ma qualora la donna che ha fatto dell'autoesame il suo modo di vivere, razionalizzandolo, non ogni mese ovviamente, sa perfettamente che se 3 mesi fa non c'era niente e poi ha trovato una nocciolina, sicuramente non è una malattia che può essere avanzata, perché se 3 mesi prima non c'era niente. E adesso, per completare la giornata, chiamiamola così, di rubrica parlando di tumore della mammella, vorrei farvi vedere altre 4-5 slide che servono tantissimo a capire qual è ciò che vi ho detto verbalmente la scorsa puntata, qual è la metodologia che noi medici, noi chirurghi utilizziamo per approcciare alla paziente affetta da tumore della mammella e come ci comportiamo nella sua terapia. Quindi adesso andremo a rivedere queste slide che ci accompagneranno e che sicuramente serviranno a fissare meglio il concetto, per poi chiudere con un'altra domanda che faremo a voi spettatori. Il quadro clinico del tumore della mammella può essere un nodulo palpabile, dobbiamo stare attenti, come abbiamo visto, se vi è secrezione dal capezzolo, se vi è retrazione cutanea, una pelle che torna a essere ruvida, buccia di arancia, cosa che prima non c'era e l'avevamo visto nell'autoesame, oppure una malattia di Paget, ma non sto qui a dire troppo, comunque una problematica che si manifesta a livello di secrezione dei capezzoli. La diagnosi, guardate qui cosa succede, è normale che il medico deve intrattenersi col paziente per fare un'anamnesi accurata, un interrogatorio, ok? Deve fare delle domande, deve fare una buona visita, dobbiamo cominciare da lì. Il medico che senza guardarci, solo perché io riferisco di avere un nodulo, dice fatti ecografia, fatti mammografia, non va bene. Oggi il medico deve chiedere, deve parlare con la paziente, poi deve fare una visita accurata e poi dare delle indicazioni che possono essere delle indagini di laboratorio, come abbiamo visto l'ecografia, la mammografia e, se necessario, delle biopsie che ci servono per dare un nome a quel noduletto che noi andiamo a trovare. Ricordiamoci che sotto i 40 anni qualunque nodularità presente nella mammella, per l'85-90% dei casi, si tratta di una patologia benigna che va sotto il nome di fibroadenoma. Superando quell'età, ovviamente, il rischio che tale patologia non sia più un fibroadenoma, ma che sia un tumore, è più alta, ma ribadisco, con una corretta prevenzione primaria e secondaria, noi abbiamo preso la malattia in tempo. E guardate qui, questa è un'ecografia. Capisco che per i non addetti è complesso, però anche i non addetti potranno vedere che vi è, per esempio, questa palla qui dentro o questa soffusione qui, che potrebbe essere quella pallina che noi abbiamo toccato o che la donna nell'autoesame ha toccato. Come del resto l'RX mammografia, che è questa, che ci fa vedere come è strutturata la ghiandola e qualora ci fosse una patologia neoplastica, la fa vedere attraverso queste immagini. Non ci soffermiamo nelle immagini, ovviamente, perché non parliamo e non voglio assolutamente parlare in maniera scientifica difficile, perché voglio arrivare a tutti. Un'indagine di terzo livello è la risonanza magnetica. La risonanza magnetica è un esame che serve tantissimo per studiare le lesioni sospette. E allora, a quel punto, cosa si fa? A quel punto noi possiamo fare una biopsia mettendo un repere e poi togliendo la neoformazione, studiandola di nuovo con la mammografia e portandolo all'anatomopatologo, come del resto possiamo fare anche delle biopsie percutanee che ci permettono di togliere un pezzettino di pelle, considerate in maniera del tutto indolore, perché comunque si fa un pizzico di anestesia locale e nell'arco di pochissimi giorni si ha il risultato di patologia.
Capite bene quanto è cambiata la chirurgia della mammella oggi, perché mentre un tempo con qualunque nodulo si toglieva la mammella, oggi invece, se questo esame mi dice che non è un tumore, o se questo esame mi dice che è un tumore, ma è un tumore di 1 centimetro, 8 mm, 3 mm, io vado a togliere una quantità di ghiandola talmente piccola che la paziente non ha bisogno nemmeno di ricostruzione, perché la simmetria delle mammelle rimarrà assolutamente conservata. Naturalmente vi ho detto nella seconda puntata che è importantissimo fare uno studio preoperatorio anche attraverso una TAC total body, una PET o una scintigrafia ossea di quelli che sono le sedi di localizzazione secondaria del tumore della mammella, e vediamo che vi può essere un interessamento ovarico, delle ossa, del fegato, dei polmoni o anche del cervello. Vorrei ancora di più non tranquillizzare senza una spiegazione, ma tranquillizzare con una spiegazione che è la seguente: vi sono delle tipologie di tumore che, anche se danno metastasi, la risposta chemioterapica e radioterapica è veramente eccezionale. Per cui non sconfortiamoci qualora dovessimo sapere che la paziente aveva un tumore della mammella e ora c'è la metastasi a distanza, perché a secondo che tipo di tumore della mammella è, la chemioterapia risponde in maniera molto egregia. Potrei anche spendere delle parole sul tumore infiltrante della mammella e vediamo scorrere quanto e cosa si è fatto, ma non è il mio intendimento. Mi fermo semplicemente a questa immagine, che la ritengo molto importante e didattica per farvi comprendere. Se questa è la mammella e noi la dividiamo in quadranti, quando vi parlavo di chirurgia in termini di quadrantectomia, se il tumore della mammella è localizzato in questo punto, io non vado a togliere tutta la ghiandola, io toglierò soltanto questo pezzettino di tumore, di ghiandola, farò quindi una quadrantectomia. Capite bene che una cosa è togliere tutta la mammella, una cosa è toglierne un pezzettino. Quindi, per concludere, vi dico che oggi la prevenzione secondaria e la terapia chirurgica e la chemio radioterapia ci porta ad avere dei risultati eccellenti sulla patologia neoplastica della mammella. Voglio lasciarvi quindi con una domanda, che è la seguente. Il dottore Di Lorenzo ha raccontato di questo tumore della mammella, ma noi dove ci rivolgiamo? Cosa facciamo qualora dovessimo avere una preoccupazione, un dubbio? E oggi la risposta ve la do subito. E vi dico che l'ASP 2 di Caltanissetta, devo dire, è estremamente sensibile alla prevenzione. Ci muoviamo, ci siamo mossi con Salus Festival, ci continuiamo a muovere con i quartieri in salute, stiamo andando veramente bene nelle scuole, quindi fondamentalmente l'ASP è presente in maniera capillare in tutto questo. La chirurgia generale, dove io lavoro, una chirurgia generale dell'ospedale di Caltanissetta diretta dal dottor Giovanni Ciaccio, è molto disponibile e attenta ad accogliere qualunque richiesta di salute. L'unità operativa semplice diretta da Giovanni D'Ippolito è il punto d'incontro di tutte le pazienti che hanno una preoccupazione, un sospetto. Bene, noi siamo aperti ogni giorno, non siamo un negozio, diamo la disponibilità a chiunque volesse di venire al quarto piano per sottoporsi a una visita chirurgica senologica. Le accortezze sono semplicemente quelle tradizionali della regolarizzazione del ticket e venire. È ovvio che qualunque dubbio ci sia, noi diamo la priorità alla visita. Quindi se una donna è preoccupata ma non ha avuto il tempo di andare a pagare il ticket, noi la visitiamo e daremo la sospensiva della diagnostica o della ricetta fin quando non esibirà la ricetta fatta. Cioè noi siamo per rasserenare i pazienti. È ovvio che chiudiamo poi il capitolo con la burocrazia che ci obbliga, ed è giusto che sia così, quindi la regolarizzazione del ticket, però non ci rifiutiamo di visitare assolutamente nessuno. Quindi sia per la prevenzione, sia per lo screening, sia per la sensibilizzazione, sia per qualunque domanda che voi vogliate porre agli specialisti, siamo assolutamente a vostra disposizione, sia sul web
attraverso le vostre domande alle quali io risponderò, sia fisicamente per chi è a Caltanissetta o nelle zone, al quarto piano per rispondere alle vostre domande. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio.